della seconda giornata di Senza Filtro. Accomodati, grazie. Siamo noi, abbiamo anche un collegamento da remoto dal Messico, per cui tra un po' ci collegheremo anche con Marta Orozco. Vedo che Marcello è già partito con la nostra diretta dei primi minuti di Senza Filtro, per cui intanto Marta Orozco, ben arrivata, ci sente? Sì, buongiorno per me, buonasera per grazie, voi. Grazie Marta, un applauso anche per te allora, te lo facciamo direttamente dal palco di nobilità. E allora vi presento un po' velocemente questi ospiti e faccio una domanda per scaldare un po' i motori, la stessa domanda per tutti. Parliamo di carceri e nuove aziende, che è un titolo abbastanza provocatorio, poi racconteremo perché, è un titolo che in realtà racconta il reportage che abbiamo pubblicato lo scorso aprile coordinato da Lara Mariani. Entreremo poi un po' alla volta nei meandri di queste due parole così difficile a volte da associare, perché mettere insieme carceri, lavoro e aziende evoca moltissimi stereotipi, ed è la domanda che vado a fare ai nostri ospiti, a parte Lara e Bruno, però chiedo a ognuno di voi qual è lo stereotipo più pericoloso quando si parla di carceri. Vincenzo Locascio intanto. Buongiorno a tutti, grazie, è veramente bellissima anche la location, ringrazio tutti, ma lo stereotipo del carcere, il carcere è una, diciamo, parte, una location brutta del nostro stato, un posto dove ci si può identificare, diciamo, nelle peggiori delle situazioni, però all'interno di questa parte, chiamiamola così, brutta, spesso ci si può riconoscere e si può rinascere. Quindi io ho una visione professionale del carcere, per cui per me parlare di carcere è come parlare di qualcosa di normale, anche se non lo è. Per cui lo stereotipo del carcere è sicuramente una cosa molto brutta, ma fa parte della nostra società. Grazie intanto a Vincenzo Locascio, capo sezione dell'Ufficio Centrale per il Lavoro dei Detenuti presso il DAP, che è il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria. Oscar La Rosa, amministratore e fondatore di Economia Carceraria, la tua idea di stereotipo più pericoloso qual è? Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, finisco ovviamente nella location, non solo della fiera ma anche della città di Avrea, che sarà la volta condizionata, che mi piace molto. Se parliamo di lavoro in carcere, gli stereotipi sono essenzialmente due, sono due estremi. Da una parte volete sfruttare i detenuti, volete tornare a fare i lavori forzati, dall'altra parte non ci abbiamo lavoro noi, date lavoro ai detenuti. Ecco, andiamo a sbocciare questa roba qua. Direi una sintesi perfetta e poi ci torniamo con Oscar. Paolo Strano, fondatore di Segui di Libertà, e la parola per lo stereotipo più pericoloso. Grazie a tutti. A mio avviso il carcere è il luogo degli stereotipi e dei pregiudizi. E Oscar ne ha citato molto giustamente, tipico, no? Non ci abbiamo lavoro noi, glielo date a loro. Il lavoro è l'unico strumento per contrastare la recidiva, e la recidiva è un tema che interessa a tutti, tornare a fare reati, sia dal punto di vista di sicurezza sociale, ma anche di costi, degli enormi costi che comporta. Per cui per me lo stereotipo più grande è io sono il buono, lui è il cattivo, che è quello con cui quotidianamente ci scontriamo, e praticamente non voglio sapere niente di te, perché stai dietro a un muro, stai in una discarica sociale che è il carcere. In realtà il carcere è un qualcosa che deve interessare tutti, perché incide sulla vita di tutti noi da tanti punti di vista, sia dal punto di vista della sicurezza sociale sia dal punto di vista dei costi. Grazie. Edoardo Bianchi, vicepresidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, la voce, diciamo, che si scosta un po' dalle loro esperienze, perché tu in realtà hai un'associazione, stai nel mondo delle imprese, comunque dell'esterno rispetto a quello che vedono loro. Il tuo stereotipo qual è? Sì, a parte ringrazio Lara per questo coinvolgimento. Io sono una persona meno professionalizzata qui dentro rispetto a chi mi ha preceduto. Parlo di un'esperienza come persona fisica, quindi non come azienda o come associazione. Per me il più grande stereotipo è la contraddizione che c'è tra chi vede tutto il mondo del carcere come un qualcosa, lui l'ha definito una discarica, insomma qualcosa, un muraglione, stare tutti al di là,
quindi fosse come qualcosa di asettico, impersonale, privo di pulsazioni. Invece frequentando questa realtà ti rendi conto che c'è un mondo di là che è esattamente come il mondo di qua, con ritmi differenti, con esigenze differenti, e che quindi è semplicemente folle pensare di creare una discarica dove, dalla quale nessuno può più uscire, perché poi in realtà, per l'esperienza che ho avuto, mogli, figli, parenti, tutti quelli che stanno qui qua ne risentono di questa situazione. Quindi questo è uno stereotipo che dobbiamo abbattere, quello, il concetto del muraglione, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Grazie. Marta Orozco, ci senti? Faccio anche a te questa bellissima domanda e così chiudiamo la diretta Facebook e poi entriamo nel vivo di questa nostra conversazione. Tu hai un'esperienza legata ovviamente al tuo paese. Qual è, Marta, secondo te la cosa più pericolosa, il pensiero più pericoloso, lo stereotipo quando si parla di carcere? La percezione del detenuto di essere oggetto dei pregiudizi o stereotipi incide profondamente sulla sua con autoconoscenza. Ci sono tanti pregiudizi o stereotipi, ma quello che mi preoccupa di più è il segno indelebile del non poter cambiare la rotta, e che lascia persone come i perduti, i segregati, e portare quel peso per tutta la vita è la cosa più pericolosa. Grazie Marta Rosso, che è la responsabile della cooperazione della MESIP all'interno delle Nazioni Unite per i programmi di pubblica utilità. E allora chiudiamo questa diretta Facebook, entriamo un po' nel vivo del